In tempi lontani, la ricerca del divino e quella per la conoscenza dell'universo non erano separate. I filosofi dell'antica Grecia, con le loro grandi domande sull'esistenza, arrivarono a sviluppare la teoria del movimento dei pianeti. Subirono un lento distacco che si fece drastico e drammatico nel Medioevo, quando la religione cristiana si acclamò detentrice della verità assoluta ed il dogma diventò legge. Malgrado tutto, la scienza progredì con grandi menti come Galileo Galilei e Copernico, che la Chiesa reprimette, creando una scissione totale, che permane ancora oggi. Da una parte, la religione che si occupa dell'invisibile, e dall'altra, la scienza che si occupa del visibile. Oggi il mondo è andato avanti. Con la tecnologia e la relativa informazione immediata, alleggerendo la religiosità del bigottismo culturale, si è cominciato a parlare sempre più di spiritualità aperte ad una visione olistica dell'esistenza. E la scienza, che ha perseverato nella ricerca, ha scoperto cose incredibili, constatandone una sorprendente: siamo tutti connessi. Non c'è separazione, ma connessione. Siamo connessi a noi stessi, l'uno all'altro e all'universo, nel senso intimo e del disegno divino. Ultimamente si sente spesso parlare della necessità di cambiare il paradigma, e questa parola sconosciuta sembra essere entrata improvvisamente nell'uso corrente. Un paradigma, nel linguaggio comune, è un modello di riferimento, un termine di paragone. Va da sé, è il modo più semplice e diretto per affermare che modelli di pensiero, di separazione e di isolamento non sono più validi. Ed è giunto il momento di lavorare sulla nuova visione di connessione e partecipazione. In molti hanno capito che l'evoluzione spirituale è ben lontana dal dogma. Abbiamo la fortuna di assistere e la responsabilità di essere i pionieri del cambiamento. La ricerca del divino e quella dei misteri dell'universo non si escludono più. Finalmente, leader religiosi e scienziati si incontrano per discutere l'unione tra religione e scienza. La nuova fisica quantistica ci insegna che quando non stiamo guardando, cioè quando non partecipiamo come osservatori, abbiamo onde di possibilità, e quando guardiamo e partecipiamo come osservatori, abbiamo particelle di esperienza. In parole estremamente semplici, siamo i creatori della nostra realtà. Finché non scegliamo, tutto è possibile.